Buongiorno gente, benvenuti in questo nuovo video. Oggi abbiamo un video un pochino più particolare perché parte esattamente da una mia esigenza, e cioè il fatto di potermi trasformare dall'outfit da ufficio in quello da sera, perché ora ho tantissima voglia di uscire la sera e non voglio tornare a casa per cambiarmi e perdere tempo, per cui ho proprio l'esigenza di essere pronta in un attimo per potermi dedicare alla serata e alle persone che devo incontrare. Per cui l'esigenza è quella di trasformare un outfit da ufficio in outfit da sera. Il primo che sto indossando è l'outfit più classico da ufficio. Ovviamente in questo caso sono già in versione sera perché vi farò vedere direttamente la versione da sera, perché quella da giorno sono certa ve la possiate immaginare anche da soli, anche perché si parte da un semplicissimo e direte banalissimo completo nero. In questo caso però è un pochino più interessante perché è una gonna pantalone a vita alta, il blazer è oversize e sotto c'è invece un crop top un pochino più particolare, quindi in pizzo, quindi più corto e più sexy. Questo outfit in realtà parte da un outfit molto più semplice, quindi completo nero, camicia classica pulita bianca, che però la sera va cambiata e si indossa sopra un top un pochino più particolare. Questo ovviamente, essendo così crop top, è facile da mettere in borsa e lo si può cambiare andando verso il ristorante, verso il bar, verso il posto dove vi dovete incontrare con le persone che dovete vedere. E quindi è proprio perfetto per trasformare in un attimo un outfit da ufficio in un outfit da sera. Ovviamente in questo caso sto indossando anche i tacchi perché voglio essere proprio extra. Questa è la trasformazione più semplice e più perfetta per essere subito pronti per la serata. Abbiamo poi un secondo outfit ispirato esattamente agli outfit da indossare in ufficio in autunno, per cui nero marrone. Cosa c'è di più semplice? Nulla, ma il fatto è che un outfit così semplice può nascondere un outfit un pochino più particolare, sempre semplice, senza troppe pretese, ma allo stesso tempo perfetto per uscire dall'ufficio e andare a bere. E quindi sotto basta indossare un top di nuovo un pochino più particolare con qualche dettaglio sul retro, perché lo si può nascondere col blazer e togliendolo si diventa subito perfette per l'uscita. Arriviamo al terzo outfit. In questo caso abbiamo di nuovo un outfit super da ufficio, quindi un completo con pantalone e blazer, però un pochino più colorato perché ci si può vestire colorati anche nelle stagioni un pochino più fredde. Anzi, facciamolo un pochino più spesso perché in questo modo ci illuminiamo le giornate noi stesse, ma anche agli altri. In questo caso, ovviamente, sto indossando un abito davvero molto elegante, perfetto per l'ufficio, però allo stesso tempo indossato con una bralette in pizzo sotto, diventa subito sexy e perfetto anche per un'uscita la sera. E non c'è nulla di troppo complicato, per cui durante il giorno o tengo il blazer chiuso, oppure indosso un maglioncino banalmente a collo alto sotto e sono comunque coperta, mentre la sera tolgo il maglioncino e sono subito pronta per uscire. Abbiamo infine il pezzo forte, che è fatto in questo caso da una tuta in raso con una stampa molto particolare, che può invece essere anche un vestito super elegante, super sexy, super da sera, che però indossati con un maglione chunky e oversize diventano subito casual e indossabili anche durante il giorno e anche in ufficio, perché sono comunque eleganti e non troppo da sera. Ma ovviamente rinunciando al maglione si rimane subito con indosso
solo una cosa bella e pronta per la serata. Questo è per suggerirvi che un qualsiasi vestito, gonna, tuta, super elegante che avete nell'armadio può essere indossato anche durante il giorno per poi diventare l'outfit perfetto per la sera. Basta, è tutto per oggi. Ho cercato per una volta di crearvi un video super veloce, super easy e super corto. Spero di avervi dato qualche spunto utile. Se ne avete degli altri, condividetele qui con tutte noi, perché sono davvero preziosissimi. Io vi saluto, vi mando come sempre un mega abbraccio gigantesco e ci vediamo sabato prossimo alle 10 con un nuovo video. Ma fino ad allora prendetevi cura di voi. Ciao!